Buongiorno a tutti. Anche oggi siamo tutti insieme per esplorare, per far esplorare a Claudio e Peppe un altro parco. Quale parco? Dobbiamo dire subito. No, no, dopo la sigla. Oggi ci troviamo a 3, 2, 1, Leolandia. Ok, praticamente dietro casa. Fase numero 1. Vi ricordate nell'ultimo video quando siamo stati a Leolandia il 6 di gennaio? Bene, pioveva e ci hanno detto che il nostro biglietto sarebbe potuto valere ancora fino al 30 di aprile. Vediamo se è vero, è la prima cosa che andremo a fare. Procediamo. Ebbene sì, la promessa di Leolandia è stata mantenuta, cioè il 6 gennaio pioveva e noi abbiamo ottenuto altri 2 ingressi fino al 30 aprile. Wow, wow, wow. Perfetto. Adesso, mamma. E adesso che facciamo? Ah, che ne so, io mica conosco, insomma. E qui esploriamo. 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 Sì. Andiamo, a new experience andiamo. In a park. Però, what? Experience in a park. Oggi quanto sei pazza? Pazzissima. Dai, vediamo. A new experience. Vediamo quale sarà la compilation della giornata. Procediamo. Allora, ci accolgono le principesse. Volete fare la foto con le principesse? No, grazie. Uno è un principe. C'è anche il giocoliere. Davvero? Sì. Gioco la mano. Volete prendere una mappa del parco? Va bene, sì. Forza, andate a prenderla. Così vediamo Claudio dove vuole andare. Forza e coraggio. Vediamo la mappa. Molto carina. Ragazzi, allora ho scoperto proprio ora che c'è la Mini Italia e il territorio, la land della Mini Italia è proprio l'Italia, il nostro stivale. Wow, very impressive. Quindi dovevo andare come primo gioco. Andiamo a vedere la Mini Italia. Procediamo. Vai. Buongiorno staff, come state? Ciao, bene. Tutto bene? Benissimo. Siamo ancora qua, grazie, grazie che siamo ancora qua. E adesso che cosa fate voi? Lavorate. Che cosa bella. Quando vi veniamo a vedere non si sa perché non sappiamo dove siete. Fate la sorpresa. Sorpresa. Chi lo sa. Ok. Vabbè. Ci vediamo da Masce Orso. Ecco, da Masce Orso, perfetto. Quindi ci sono date le che ora? Ragazzi, esiste davvero una, che ora c'è? 3:20. Quindi 3:20 siamo esiste davvero decisamente. Aspettate lo tutorial della giornata perché andremo sicuramente. A dopo. A dopo, ciao. Ho lasciato i ragazzi qui a vedere la Sicilia. Se stanno dopo 10 minuti ancora in Sicilia, ma quando ci arriviamo alle Alpi, non lo so. Claudio, chi è questo? Luigi Pirandello. E perché? Detto Peppino. E perché? Perché c'ha le maschere. E che c'ha te che Peppino con la maschera? 7 spose per 7 fratelli, l'ha scritto lui. No, li ha scritto uno, nessuno e 100.000. Sì. Certificato dov'è? Hai bisogno del PDP, come dicevo, se c'hai il certificato di pazzeria acuta, hai bisogno anche del percorso individualizzato e visto la cultura è meglio che ma anche se la pazzeria subito. Mi è venuta in vecchiaia. E va bene, così. Okay. Sì. Ah, ok, va bene. Procediamo. È una cosa bellissima. Allora, dove stiamo? Siamo in Campania. Ok. Perché? Da dove lo deduci? Sì. Ma perché lo possiamo di così? A posto. Ci spostiamo, proseguiamo. Ti sta piacendo? Il nostro viaggio. Molto carina, molto molto molto. Guarda, quella è Vroom. Sì. Sì. Quindi? Parlo così. L'ha fatta Leonardo, un bimbo di 6 anni. Paurosissimo. L'ha fatta Leonardo, davvero? Un bimbo di 6 anni. A dopo per le compilation dell'orrore. Sono le 10:54, abbiamo visto solo mezza Italia. Sì. Per il momento. Dai, è bellina, piena di particolari, ci siamo accorti che ci sta il Po, ci sono i laghi. Cioè, è fatto tutto bene, non sono fatti in scala. Non è arronzata. Però non è arronzata. Bene, questa è una le critica positiva. Non vengono rispettate perché c'è una Reggia di Caserta e un però è una Piazza San Pietro gigantesca. Però sì.
cioè visitare l'Olandia con il sole, una bella giornata, poca gente, ci sta piacendo, sta... Sì, 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 procediamo. Claudio, la farai vroom? No, non ci faccio niente. Ecco. Dai, l'ha fatto a bimbo di 6 anni. Certificata. Smettila, non ce l'hai. Fogli ancora. Finalmente abbiamo finito la mini Italia, sono le 11.05. Ci manca la Sardegna. Ci manca la Sardegna. E adesso dove ci troviamo? Nella parte Expo 1906. Che cos'è questa parte Expo 1906? Non lo so, ci sono... È una sorta di parte fiera, tra virgolette, dove ci sono un po' le giostre di un tempo, un po' le giostre un po' più... stomaco, facciamo così. Vabbè, vogliamo andare su queste... Vogliamo andare sul gorilla? Andiamo al gorilla, forza. Bene, ho fatto salire Claudio sul gorilla senza sapere né come né perché, non sa neanche come funziona. Mi pazza come una pazza, lo vedete? Procediamo. Ecco, è partito. Un pochino ti schiaccerò. Sì, ti schiaccerò, ti sto schiacciando. Diciamo lo schiacciamento. Va bene. Quanto dura? Troppo, superiore. Resisti? Non sento canzoncine, quindi va bene. Vabbè, quindi. Che state commentando la pista? Però siamo chiusi dentro, bloccati. E adesso siamo pronti per la compilation numero 2. Qual è la questione della giornata? Non ne pensa so bene. Come non ne sei? La donzelletta lo sai? Mi illumina di mezzo. Vabbè, l'hai già detta. Scusa, il sabato del villaggio lo sai? Qual è? La donzelletta viene dalla campagna. Il sole basta. Se no dici una preghiera. L'Ave Maria? Vabbè, qualche cosa che stai a memoria. Vabbè, apra un poco per le figuracce. Ed eccoci qua. Ecco. Siamo partiti. E io ne sono più preoccupata. Allora, cosa pensi di recitare? Allora, io sapevo assi gli alimenti di verde ancora. È la cumbia della noia, para para pa, Tostan! Sei pronto? Para para pa, yeah! Oggi si è contenuto, la canzone era più sola. No, questo è meno adrenalina. No, sì, sì, e poi ci sono i bambini, io non posso né imprecare. Ah, perché pazzi. Ieri non c'erano i bambini. Guarda, la donna era un parco per adulti. Posto. Procediamo. Guardate, i coraggiosissimi due sono sulla donna cannone. Partiti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. La 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 la, ti porterò. Ah.
raggio su. Sale, scende ora giù. I nostri eroi ci salutano. Ritornati su pianeta Terra. Dobbiamo dire che non so se l'hanno rivampizzato o cose del genere dall'ultima volta che ci siamo stati. Cioè la situazione è che arriva di botto, frena di botto e cade e di botto. Che dal... significa che tu ti stacchi dalla sedia. Ah, sì. Per due volte ci siamo staccati dalla sedia e ci è venuto via. No! Non ve l'aspettavamo! Non ce l'aspettavamo! Non abituato ai supersonici missili di Moviland, per quello. Però si sta, sei chiuso. Vabbè, abbiamo avuto un piccolo brividino anche alle orecchie. Ok, adesso stiamo facendo un momento di alta cultura. Sì, stiamo andando nel museo dei Pijamas, che siamo quattro adulti in un'attrazione veramente adrenalina. Per cui andiamo a vedere Gufetto. La vittoria sarà mia. E dai pigiamini passiamo a Maceo. La foresta di Maceo, andiamo, i nostri amici Maceo ci aspettano. Affermo esattamente. Ma a me il pigiamino mi ha dato le botte. A me ha carezzato la schiena. Secondo me ci conoscono. Non so chi sono. Indagherò. Siete pronti a festeggiare insieme ai vostri eroi? Mascia e Orso, vi aspetto. Dopo Mascia e Orso che non abbiamo incontrato, perché Rosario ha detto di no, andiamo a un brivido. Ma l'abbiamo incontrato in borghese. Sì. Andiamo a Vroom. E siamo pronti per questo volo intergalattico su Vroom. Lui guarda il soffitto, si sta distraendo. Oh, c'è un coniglio. Ciao. Procediamo. Che paura. Guardate la faccia che sta sfruttando per capire la gravità del danno. Guarda l'Italia. Ah, guarda l'Italia, va bene. Però sì, siamo, non si canta, non si canta, ah va, è molto soft questo. Avevo dato il parco che fa per Claudio. Esatto. Davvero? Addirittura altezza proprio a posto. Stiamo affrontando la seconda questo c'è un pezzo, anzi avete ragione. Questa era finta. Va bene.
però possiamo procedere, siamo ancora vivi. Ecco. Siamo nella asino morello spagnolo. Ce n'è un altro lì. Dove morello? Perché tuo parente? È un asino. Ciao caro. È bellissimo. Come si chiama? Guarda che tratta del valore. Rosario si fissa con queste due fino a che poi non lo porterà. Le caprette nane quando passi da queste parti. No, questa è cattiva. Perché? È decisa. Pensa che tu voglia darle. Ciao. Dopo lavare subito le mani. Sì. Se non ti faccio mangiarti. Sì. È arrivato il nostro buono buonissimo, signori e signori. Vediamo se è buono buonissimo. Ora vedremo cosa ti stai mangiando tu. Mi viene il canasso nel caso di sé. Caso sei. Ecco, metti in bocca. Se trovo le potassie sono da sé. E io mi sono preso un panino al salame bergamasco, qui sembra molto buono. E siamo in Italia, lo sai. Allora, adesso ti un po'. 15 euro a menù. Non mi metti quello con tutto. No, ma non c'è il fronte, c'è il fronte. No, ma è meno di 15 euro a menù. No, però perché abbiamo preso. Perché abbiamo preso anche gli extra. Beh, sentiamo. Sono buoni. Mi ricordano i ravioli pure e sabbia. Però non so cosa c'è dentro. Brasato. C'è il brasato. Buon appetito. Buono. E quindi niente, le rapide di Leonardo sono ancora chiuse, i tronchi sono ancora chiusi e quindi niente acquatici. Va bene. Procediamo. Eccoci qua. Pensavo facessi la foto. No, ora faccio anche. Ciao, sono un buon divertimento! Ma Harry che aveva vinto, sì, come vinto, personale, esattamente, sì. Leonardo ha vinto il al come si chiama gli award, no? Sì, sì, ma quanti sono bravi. Ha vinto il personale di Leonardo. Va bene, Claudio riesce a non cantare in tutte le giostre perché è un parco da bambini, un parco da Claudio, è un Claudio Park. No, sono i tronchi, non i tronchi. Qua sì, sono piccoline. No, le rapide sono piccoline. E due step. No, facciamo due giri. Va bene. Vai, curve. Bene, è il momento della frenata. Vediamo se può. Adesso frena. Proprio non commenta. Adesso siamo in attesa dell'isola di Cristo. L'isola per tutto. L'isola per tutto. Il nuovo spettacolo di Leonardo. Ci addormenteremo? Dai, stai qui. No, perché si sta scomodo. Vediamo.
spettacolo di Leolandia che avete visto. Fatto bene. Devo dire che ho fatto molto bene e che non deve temere Gardaland. Ma no, infatti no. Leolandia... Perché secondo me è meglio questo che quelli di Gardaland. Hanno veramente un buon cast. Sì, sì. E nelle... come si chiama? Nelle... No. Qua, là. No, io dicevo per da girare. Sì, dopo si gira. Tutto a posto. No, sono stati veramente molto sono bravi, stati veramente pluripre- non sono stati pluripremiati nei sì, sì. Gli award. Ma c'è anche bello. Bello il filo conduttore, anche bello le scenografie, inizio alla fine. E poi è tutto molto tanti cinedeli. Ballerini, tante coreografie. Sì, infatti, tanti ballerini. E molto belle anche, sinceramente. Esiste davvero alla ricerca di un unicorno. Yeah, con poteri del super gatto falso. Yeah, confetta.
Olandia esiste davvero? Ah certo, anche un Nico. Anche un Nico? Sì. Claudio, ho il posto aperto per te per lavorare. Sì, mi attraverso da un Nico. Un Nico. Quando la mascotte sarò io. A posto. Okay. E come andare via dall'Olandia senza una visita all'acquario e il filario? Certo che no. Procediamo. Dovevo non ci sono gli dinosauri. L'acquario e il filario. Le bestie. Va bene. Rettilunze. Rettilunze. Ciao, salve. Sì. Hai ragione, tu vorresti uscire, hai ragione. Ah. E avrebbe anche ragione di voler vivere nel suo mondo. Hai proprio ragione. Sì. No, non è che ti vorrebbe fare tanto bene però. No, non lo so, questi fanno male. No, vorrei farlo via. Sì. Ma poverino, ciao. Venite qua, forza. Forza. Anche loro, insomma. Allora abbiamo visto anche rettili e pesci. Che ci manca? Nulla. Possiamo andare calamita. A casa? Ah, già la calamità. Quindi dove andiamo? Allo shop. Allo shop, vai, shoppiamo. Shoppiamo tutto. Ok, ma voi dovevate comprare la calamità? E basta, sì, perché ci mancava la gelata. Ok, andiamo. Ed eccoci qui nello shop di Olandia. Calamite. Siamo arrivati. Vediamo un pochino. Cerchiamo le calamite. Ci sono le calamite? Una bella boccia di quelle che rompi tu, belle belle. Vedi la palla nell'acqua? Ah, ti sì, ricordi? Sì, cosa sì, ti certo, ricorda? Mi ricorda che si torna su braccia. Sì. Aspettai proprio. Trovate un cerchiettino con Leo di Olandia. Sì, c'è sì, questa, pure bravo. Tu. Sì, perché ci sono anche tutte le land. Infatti, questa sono tutte le sì. Land. Ok. Fai vedere ai telescoltatori. 3, 2, 1. Oh, belli. Leo Olandia. Esiste davvero. Vero. Ok, la nostra giornata è finita, sono le 16:22, abbiamo fatto tutto l'impossibile qui all'Olandia. Allora datemi un... raccontatemi. No, molto carino, molto molto bellino, parco a tema per bambini da 10, personale più, molto più Claudio, carino. Da 10 fino a Claudio. Sì, compreso me. Quindi possiamo mettere il flag verde a... parco per Claudio Landia. Claudio Landia. Esattamente. Flag verde. Perfetto. Tanto poi fra un po' ti assumono a fare un ICO. Unico, certo. Ok. Per cui unico, prossimamente unico. Su questi schermi. Detto questo, prego. Ci manca solo una parola magica. 1, 2, 3. Sigla. Sigla.